Ciao a tutti, oggi andremo a vedere a grandi linee Nekopara volume 3 di Sekai Project e Nekoworks. Nekopara è una serie di visual novel che alla sua prima uscita non prevedeva alcun tipo di interazione da parte del giocatore, il quale non doveva far altro che leggere i testi sottostanti per avanzare nella storia, senza possibilità di influenzarla con decisioni personali. A partire da Nekopara volume 0, capitolo presente su Switch però, è stata aumentata l'interattività, con la possibilità di interagire con le protagoniste del gioco coccolandole, al fine di migliorarne la propria relazione e ottenere quindi favori. Tutti i personaggi, ad eccezione del protagonista, appaiono a turno sullo schermo e grazie al sistema Emote le loro figure, a differenza della maggior parte delle visual novel, non appaiono statiche, compiendo bensì movimenti fluidi per aumentarne il realismo della loro interpretazione. La pasticceria La Soleil sta prosperando grazie all'aiuto di due cat girl. Maple, piena di orgoglio e fiore preziosa, e Cinnamon, un'impulsiva sognatrice. Queste due sono particolarmente affiliate da tutte le sorelle. Un giorno qualcosa fa vacillare la fiducia di Maple nel realizzare il suo sogno. Cinnamon, rifiutando di vedere Maple soffrire, vuole aiutarla in ogni modo possibile, ma non riesce a capire come. I comandi non sono molto intuitivi, in quanto non c'è nulla di spiegato, se non le piccole icone a schermo oppure pulsanti del manuale che spiegano qualcosa, ma penso che tutti vanno solo a vedere le impostazioni, gli extra e i salvataggi, oppure seguire le istruzioni che sto dando. Allora, infatti, per accedere al menu principale durante la nostra partita bisogna premere il Y al posto del canonico più. E infatti, se andiamo a vedere, col più manda avanti in automatico la visual novel. Allora, poi lo skip invece, come ben già visto adesso, lo potete trovare al tasto R. In pratica, ma manda avanti completamente la storia principale. L'interazione invece avviene tramite il tasto L, che è quello dove possiamo andare a palpeggiare e coccolare le nostre neko, diciamo. Quindi. Sì, ma vedi? Ok. E qua sotto infatti vedete che c'è un'altra specie di schemino per i comandi di questa modalità. Adesso torniamo indietro. Mentre invece con la A si va avanti singolarmente con i testi. Scusate. Si va avanti singolarmente con i testi perché c'è appunto la possibilità di mettere il rimbalzo, chiamiamolo così, tramite le configurazioni. Sia per quanto riguarda lo schermo che per quanto riguarda il Joy-Con. Allora, praticamente, e la B serve semplicemente per nascondere il testo e eventualmente vedere tutte le scene. Adesso andiamo avanti un attimino e poi passeremo agli extra e alle musiche, eccetera. Allora, perfetto. Quindi, vabbè, adesso qua lo sto skippando perché faccio prima. Adesso.
Premi al torino. Tonikaku, sugoku toku kara kite kureta tte koto da yo ne. Minna no namae made oboetete kurete arigato. Ok, adesso premiamo la Y e andiamo a vedere i comandi. Allora, vabbè, come vabbè, il salvataggio che ce ne sono circa... Vabbè, io avevo già finito comunque. Allora, ce ne sono... Di salvataggi praticamente se ne possono fare in abbondanza in qualunque scena, vabbè. Allora, il manuale che adesso andremo a vedere. Allora, il manuale semplicemente ci dice velocemente la storia, i comandi come vi ho spiegato prima per tutte le robe, il menu principale, che adesso andiamo a vedere per gli extra appunto, personaggi della storia, e basta. Adesso andremo agli extra. Title game ni modoritai no ne. Neko para volume 3. Neko tachi no aromatize. Kore wa omake dakara ne. Allora, negli extra, negli extra, come potete vedere, ci sono tutte le immagini sbloccate, tutta la storia praticamente. Poi qua c'è tutta la parte delle musiche, e infine qua abbiamo sia l'intro che i crediti. E questi sono i crediti. Allora, io con questa qua vi saluto, ci vediamo alla prossima. Questo era Neko Para Volume 3. Seguite sempre Next Player e Nintendo Switch Gruppo Italiano e anche la mia pagina Daft Cartoon. Noi ci rivediamo la prossima volta. Ci vediamo, e tanto che scorrono le immagini della fine, ciao a tutti.